To prevent thermal bridges, in particular the transmission of summer heat into the buildings, this apartment development in Rome makes extensive use of porotherm, thermally efficient clay blocks, as well as rigid expanded polystyrene and sprayed foam insulation in all exterior walls and balconies. Allora, voi una delle cose più importanti che ci siamo poste per per rispettare le nuove normative sul risparmio energetico applicate all'edilizia, agli edifici, è stato il tema della correzione dei ponti termici, che è un tema enorme. Qui possiamo vedere alcune delle cose principali che sono state adottate. Per esempio, tra il calcestruzzo e la muratura, che è una tipica situazione di ponte termico, viene interposto un materiale coibente, che è questo qua. Lo possiamo vedere meglio. Eccolo qua, qui si vede bene. Questo è un pannello da 8 cm. Un altro esempio importante di ponte termico, questo diciamo è un pannello che viene messo in opera su tutti i pilastri e su tutti i bordi dei solai, che diciamo si trovano a confine tra le zone fra l'esterno e le zone riscaldate. Lo stesso dispositivo di correzione termica è stato applicato sui bordi dei solai, sotto i balconi, nei punti in cui il solaio dall'esterno entra verso l'interno. Lo possiamo vedere lì. E lì si intravede perché è coperto da una pellicola di cemento, ma in realtà là c'è un pannello che è profondo 1,20 m lungo e spesso 4 cm e serve per impedire il ponte termico in questo senso. Stavo dicendo che la schiuma poliuretanica è stata scelta come materiale di coibentazione da applicare su tutte le superfici interne delle fodere esterne. Naturalmente di tutte le pareti che separano un ambiente freddo da un ambiente caldo, da un ambiente destinato a essere riscaldato, è stato scelto questo materiale perché, essendo dato a spruzzo, penetra bene in tutti gli angoli e consente di avere una superficie coibente compatta, uniforme. Un'ultima considerazione relativamente alla struttura in laterizio, sostanzialmente è un laterizio di tipo pesante, sostanzialmente tipo porodon, insomma, che ci consente di immagazzinare l'energia termica e sottraendola all'ambiente durante il periodo estivo. Cioè il raffrescamento che noi attuiamo, mettiamo in opera attraverso l'uso di questi materiali, praticamente si attua attraverso un accumulo di calore ad opera di questa massa termica che sostanzialmente impedisce che in ambiente salga progressivamente la temperatura sotto l'azione anche del soleggiamento. Il risultato di tutti questi accorgimenti, di questi dispositivi, noi l'abbiamo provato su un edificio già finito, su quegli edifici, e tanto per capire l'importanza della cosa, noi abbiamo messo delle strumentazioni, appartamenti portati a 22 gradi e mezzo di temperatura interna. Quando noi spegniamo il riscaldamento e misuriamo l'andamento della temperatura interna, fuori fa freddo, dentro abbiamo spento il riscaldamento, la temperatura si abbassa di un grado in 16 ore. Okay.